In questo mondo in continuo cambiamento è sempre più difficile che accada qualcosa di straordinario. Ma ogni tanto spunta fuori un simbolo di speranza. Sta tranquilla, non ti farò male. Che questa volta ha un nome. Da quanto tempo si trova qui? Non lo so. Winter. Da quando è arrivata qui non si è mossa. No, smettila! Hazel! Voleva solo vedere come stava. Non sta bene, le sue condizioni sono gravi. Ma sembra che con te reagisca. Deve ritrovare da sola la voglia di vivere. Noi non possiamo aiutarla. La coda si era infettata e mio padre gliel'ha dovuta tagliare. Come farà a vivere se non può nuotare? Ci deve essere una soluzione. Mi scusi? Ciao. Posso farle una domanda un po' strana? Lui è il dottor McCarthy. Salve, dottore. Cosa posso fare per lei? Mi era sembrato di capire che dovessi fare io qualcosa per voi. Temevo dicessi di no. Domani andrai a scuola e niente storie, punto. Ma Winter ha bisogno di me. Quando tutti sono sicuri di aver visto l'impossibile. Applicare una coda a un pesce nessuno sano di mente ci proverebbe. Per fortuna io non lo sono. Non è cosa. Non sono sano di mente. Loro hanno trovato un motivo per rischiare tutto. Quel delfino ci sta portando da qualche parte. Non la puoi abbandonare. Andrà tutto bene, sono sicuro. Significa che le piace. Ne sono lusingato. Vuoi giocare? Vuoi il birillo? La papera ti piace. Siamo qui per un animale straordinario che ora è anche un mio grande amico. Spero che l'amerete quanto l'amo io.